Perfetto. Allora, Gianfranco è il direttore commerciale di Area C1, quindi una nuova realtà, perché diciamo che è nata da relativamente poco, è un settore a mio avviso molto interessante. Spiegaci un po' in che cosa consiste, perché C1 e che tipo di target sia di immobili, che tipo di target di clienti e di agenti immobiliari attira. Allora, C1 è, lo dice già un po' la parola stessa, quindi area C1, riferiamo a tutto quel segmento di immobili commerciali, e quindi tutti quegli immobili che hanno chiaramente anche un affaccio su strada, oltre a quelle che sono le aziende, le attività, le cessioni d'azienda. Quindi il segmento è sicuramente un segmento di nicchia, e dove però c'è ancora, noi diciamo, lo chiamiamo un po' l'oceano blu, quindi ancora un po' inesplorato, e che può avere dei grossi margini per quelli che sono gli agenti immobiliari che fanno soprattutto residenziale, e dare loro l'opportunità, attraverso la nostra piattaforma, di sviluppare un business chiaramente complementare a quello che è il settore residenziale. E questo genera ovviamente dei flussi, diciamo così, anche di interesse, di competenze, che è un po' appannaggio di pochi, perché se andiamo a considerare che il settore commerciale, tra i vari 50.000 agenti immobiliari presenti sul territorio, solo poco più del 2% opera stabilmente in maniera strutturata nel settore commerciale. Quindi vogliamo un po' dare un po' questa mission, creare una possibilità per tutti quelli che ad oggi ancora lavorano nel settore residenziale, l'opportunità di incrementare i loro guadagni, quindi il loro business e la loro produzione, anche attraverso il settore commerciale. Anche perché mi è capitato nei miei 30 anni di storia di vedere agenti immobiliari specializzati nel residenziale che fuggivano di fronte a destinazioni diverse, quindi uffici, Presente. perché ci vogliono delle competenze comunque per poter Assolutamente, affrontare quello. sì. Quelle competenze in ambito locativo e anche per quanto riguarda le destinazioni d'uso, le potenzialità. Abbiamo un target di clientela di acquirenti o locatori che sono competenze diverse dal residenziale. Sì, diciamo che il linguaggio che usa l'agente immobiliare sul commerciale è sicuramente diverso, e quindi per creare un linguaggio comprensibile anche per l'interlocutore, quindi per il cliente, è necessaria una formazione specifica. All'interno della nostra piattaforma abbiamo strutturato attraverso un'accademia dove ci sono oltre 36 ore di lezione, più di 800 moduli e dispense, quindi un linguaggio specifico che chiaramente il consulente deve in qualche modo conoscere, essere preparato, e questo accresce ancora di più il valore dell'agente immobiliare stesso, e pertanto in qualche modo anche il valore proprio della competenza dell'agente immobiliare per coloro che chiaramente vogliono migliorarsi, vogliono creare, come dicevo prima, una linea di business alternativa. Ma la vostra piattaforma, che strumenti dà a disposizione oltre alla formazione? Allora, la piattaforma dà tutti quelli che sono i servizi per gli agenti immobiliari che vogliono approcciare al settore commerciale in maniera professionale. All'interno abbiamo un CRM, un MLS specifico, strutturato specificatamente, come dicevo, proprio per il settore commerciale. Oggi abbiamo lanciato il valutatore, quindi un software di nostra proprietà che dà la possibilità all'agente immobiliare di qualificare, quindi dare una valutazione precisa di ogni locale commerciale con affaccio su strada su tutto il territorio nazionale. E non è banale neanche questo perché non esisteva. Nel senso che è Esatto. tutto concentrato sia a sistemi di valutazione automatico o meno, o analisi anche che arrivano dai portali sulla base dell'offerta, è solo sul residenziale. Allora, L'ambito la maggior terziario non parte, esiste. esatto, come dicevi, la maggior parte dei software che oggi sono in circolazione e disponibili sono prettamente sul residenziale, quindi ci siamo imbattuti proprio in una ricerca dove inevitabilmente abbiamo un gap enorme. E da lì la bravura dei nostri fondatori proprio di creare appositamente un software che chiaramente attraverso l'Accademia si può sviluppare e si può incrementare come competenza, perché rispetto a quelli che sono i valutatori del residenziale, ovviamente le forme sono completamente diverse,
i campi sono decisamente diversi, quindi attraverso l'Accademia, e quindi si può studiare e approcciare nel sistema commerciale, si hanno dei parametri che poi inseriti nel valutatore danno la matematica certezza di avere ovviamente una valutazione che non si basa soltanto sul negozio, sul venduto, che è una parte del settore commerciale, ma sappiamo bene che nel settore commerciale c'è tantissimo locato. E creare un valutatore nel settore della locazione è stata anche quella una grossa impresa. Tra i vari servizi, ecco, dicevo, il valutatore, l'Accademia, un database di contratti specifici proprio per il settore commerciale, stiamo parlando di oltre 135 modelli tra contratti e contrattualistica, sì, che sono chiaramente poi scaricabili e editabili a seconda dell'esigenza specifica. Un sistema innovativo di lead di acquisizione, quindi di ingaggio di nuovi clienti, e una community che mette in interazione gli agenti immobiliari che fanno parte chiaramente della piattaforma, e questo può creare un sistema virtuoso anche di collaborazione tra agenti immobiliari del centro, del sud e del nord Italia. Franco, ma è una stupidata o ha senso dire che l'immobile commerciale ha un valore più certo, nel senso che l'immobile locato ha una rendita, uno fa il calcolo sulla redditività, detrae IMU, sa quali sono le spese, eccetera, così come una posizione ha una PIL commerciale o non ce l'ha, insomma, per cui diciamo che sono forse valori, elementi più oggettivi che consentono di avere un valore più concreto, quindi più facilmente identificabile rispetto al residenziale, che ha delle caratteristiche diverse, tra cui magari la faccia, la luminosità, eccetera, cose che a un imprenditore che investe nel settore terziario interessa poco, sono più oggettivi gli elementi da valutare. Sbaglio? No, assolutamente, è corretto. Beh, diciamo che nel settore commerciale gli elementi da prendere in considerazione sono molti, che non è soltanto l'affaccio, l'esposizione se a sud, a nord, piuttosto rispetto a quello che è residenziale. Cioè parliamo che se un marciapiede è ampio un metro piuttosto che un metro e mezzo, la valutazione cambia, se c'è un cassonetto di fronte, se c'è un angolo, se c'è un ancoraggio, cioè sono tutte forme che danno poi un'espressione all'imprenditore o al commerciante che vuole prendere in locazione piuttosto acquistare un immobile su strada, che conta tantissimo e non è soltanto un passaggio diciamo così pedonale maggiore rispetto all'altro. Chiaramente sono tutte condizioni che all'interno del valutatore l'abbiamo pensate, studiate e messe in pratica per dare appunto l'opportunità all'agente immobiliare di avere una quasi matematica certezza di creare una valutazione specifica ad hoc per quel tipo di immobile, che per esempio già la differenza tra un settore residenziale rispetto a quello commerciale. Sappiamo bene che se un immobile ha un terzo piano, quarto piano, quinto piano, bene o male i parametri possono essere più o meno quelli. E il settore commerciale no, il settore commerciale già si sposti di 200 metri cambia tutto. Quindi è fondamentale, importante utilizzare uno strumento che ti mette nella condizione di essere più preciso possibile. È corretto dire che se un immobile commerciale non è in grado di produrre reddito perché non ha un interesse dal punto di vista commerciale, quindi un potenziale locatore, ha un valore veramente minimale, non si può ragionare al metro quadro, ma è in relazione a quanto è in grado di poter produrre rendita? Assolutamente, sì, ci sono negozi su strada di 20 metri quadri che probabilmente hanno un valore maggiore rispetto ai 200 metri quadrati. È chiaro che è molto importante la location, molto importante il punto, però è anche da considerare il fatto che per esempio in Italia ci sono tantissime realtà, cioè non stiamo parlando soltanto delle grosse città, quindi dove magari anche la famosa High Street, quindi quella che è considerata la via di altissimo shopping e passaggio, lì i valori sono completamente diversi perché rientrano in un business plan completamente diverso da parte dell'imprenditore che vuole aprire un negozio che non è soltanto finalizzato a una redditività, ma anche e soprattutto per un discorso di visibilità. Essenziale. È fondamentale. Senti, ma per quanto riguarda l'operatività di un agente immobiliare che vuole specializzarsi anche in questo ambito, quanto è scalabile, quanto si può crescere? Beh, oggi, come dicevo prima, abbiamo veramente un oceano blu. Quindi chi oggi ha questa possibilità di approcciare e quindi attraverso la piattaforma incominciare a formarsi e utilizzare quegli strumenti,
sicuramente parte avvantaggiato oggi rispetto a quello che sarà il domani, quindi immagini di espansione e di scalabilità sono infiniti. E ovviamente, essendo ancora oggi un segmento di nicchia, la possibilità di creare un enorme vantaggio per l'agente immobiliare che inizia ad operare nel settore commerciale è ancora ampio, cioè abbiamo veramente una grandissima prateria. Quindi questo però implica il fatto di avere, come dicevo prima, gli strumenti giusti, la piattaforma giusta e il concetto di chi ha creato questo strumento studiato proprio per l'agente immobiliare che vuole migliorare e avere una competenza specifica. Quindi i margini sono altissimi, senza considerare il fatto che anche i margini in termini di produzione, a livello proprio di fatturato per un agente immobiliare, rispetto al residenziale, hanno ovviamente un'incidenza maggiore. Io sulle locazioni ho avuto sempre grande soddisfazione, però anche lì sono situazioni abbastanza sporadiche, proprio perché manca una concentrazione che ho più sul residenziale, ma devo dire che equivalgono quasi a una vendita, quindi le possibilità di fatturato sono veramente molto interessanti. È verissimo. E paradossalmente più semplice come percorso, perché quando gli elementi sono oggettivi da poter valutare, diciamo che quando c'è l'imprenditore che deve fare l'investimento, se c'è la location, sono i presupposti o anche il prezzo, lo sa fa scappare, insomma. Non c'è, è anche un discorso legato alla velocità. Allora, è chiaro che un imprenditore, sappiamo benissimo che ha poco tempo. Il fatto di scegliere un posto è già calibrato, è già pensato, è messo nel suo business plan, quindi la facilità di approccio nel momento in cui ci sono le competenze, torno a ripetere questa parola, è molto più importante, perché crea quella velocità di azione che rispetto al residenziale sappiamo benissimo che chi vede un appartamento in locazione o in vendita viene la prima volta, la seconda volta, la terza volta, quarta volta, e tu a un certo punto dici vabbè basta, basta, cioè, sì, architetti, controarchitetti, gli amici che fanno ristrutturazione eccetera, cugino. Nel commerciale non è così, nel commerciale è importante mirare e sapere che quel punto è fondamentale per l'attività, e con il rischio che magari possa prendere un altro imprenditore, un altro commerciante, si sbriga immediatamente a contrattualizzarlo, e quindi la velocità anche di dell'operazione è sicuramente più vantaggiosa per l'agente immobiliare. Vuol dire fatturare prima esatto, non è una banalità. Esatto. Senti, quali sono le caratteristiche dell'agente immobiliare idoneo per partecipare alla vostra community? Ma non esiste una caratteristica specifica, esiste la formazione specifica. Qualsiasi agente immobiliare curioso e che ha voglia di incrementare la sua competenza può, attraverso il nostro sistema, crearsi una formazione adeguata. È chiaro che, partendo dal nostro fondatore Armando Vitali, che giustamente è nel settore del commerciale da oltre 20 anni, la piattaforma è un po' un facilitatore di questo percorso, cioè non bisogna aspettare 20 anni per diventare dei professionisti. La piattaforma aiuta in pochissimo tempo a metterti immediatamente nella condizione di avere tutti quei strumenti per iniziare da subito a fatturare. Quindi la persona, quindi il consulente immobiliare, l'agenzia immobiliare che vuole creare anche al proprio interno una divisione commerciale, può sin da subito mettersi nella condizione di fatturare e quindi creare una specificità all'interno della propria agenzia, che crea anche una sorta di riconoscimento di valore, anche, diciamo così, di segnalatori per quelli che sono il territorio dove lui lavora. Quindi secondo te un'agenzia strutturata sarebbe opportuno che una persona del team si occupi in maniera specializzata di questo tipo di settore? È auspicabile, è chiaramente lungimirante, cioè se l'agenzia immobiliare intesa come impresa, quindi come struttura, al proprio interno chiaramente ha i suoi agenti immobiliari, quindi che curano il settore residenziale, creare magari uno staff, uno, due o tre persone che curano solo esclusivamente il commerciale, crea sicuramente un indotto maggiore
ed è complementare, perché poi ovviamente nel commerciale ci sono persone che devono comprare casa, che devono vendere casa, quindi insomma crea un circolo virtuoso da questo punto di vista. Da questo punto di vista potrebbe essere una referenza attiva che consente poi di portare fatturato anche al settore principale. E dà anche una credibilità. Esatto, che non è poco, perché a quel punto interviene la referenza attiva della persona che ha avuto un'esperienza positiva per il proprio business. Sappiamo perfettamente che i segnalatori migliori sono i nostri clienti. Quindi spesso questo viene un po' preso poco in considerazione, ma chi fa questa attività da tantissimi anni sa che la maggior parte, il 90% del proprio fatturato lo produce attraverso il buon follow up dei clienti che già hanno fatto operazioni immobiliari con loro. Nel stesso settore anche il commerciale, cioè anzi forse direi di più, perché nel commerciale, proprio perché abbiamo detto ci sono pochissimi referenti che fanno commerciale, avere quell'approccio con l'imprenditore, il commerciante, con un unico referente diventa fiduciario al 100%, quindi questo crea e genera ovviamente una maggiore affidabilità da parte dell'agente immobiliare e credibilità, e chiaramente anche da parte dell'imprenditore, dare quel tipo di supporto, perché poi alla fine anche l'imprenditore può aprire altri negozi, aprire altre attività e quindi segnalare al suo consulente immobiliare di fiducia. Questo è assolutamente utile, sì. Riuscire a intercettare il cliente giusto dando delle risposte corrette, perché il problema del nostro settore è che, come dicevo prima, anche come è successo anche nella mia storia, soprattutto all'inizio, ti trovi a trattare un certo tipo di immobili e non riesci a dare delle risposte opportune all'interlocutore che invece nasce già esperto, perché quando qualcuno si pone nell'acquisto o nell'allocazione di un immobile commerciale ha le idee chiare, e dall'altra parte dovrebbe avere un agente immobiliare che è in grado di poter dare risposte in maniera tempestiva. Torniamo al linguaggio, no? E alla competenza. Allora, sappiamo perfettamente che gli agenti immobiliari oggi devono sapersi formare in generale, quindi sia il settore commerciale che il settore residenziale. Il settore commerciale ha una formazione più specifica. Diciamo in qualche modo nel residenziale, anche se sei alle prime armi, un pochettino riesci a mascherare alcune lacune. Nel commerciale sei immediatamente sgamato, cioè una volta che viene l'imprenditore, il commercialista, l'avvocato, se non conosci esattamente quella materia specifica che attraverso la formazione devi acquisire, chiaramente sei out, cioè non sei più credibile. Allora in quel caso l'imprenditore, il commerciante che deve aprire anche magari una catena di retail, non ti prende come un interlocutore affidabile. Senti Gianfranco, come possono entrare in contatto con voi colleghi eventualmente interessati per approfondire il discorso ed entrare nella vostra community? Semplicemente andando su www.ariac1.it, ci sono tutte le nostre informazioni nei nostri social, si possono contattare, abbiamo dei form di contatto. Devo dire che stiamo avendo già tantissime richieste, quindi di persone interessate, e questo in maniera trasversale da nord a sud Italia. Quindi contattandoci avranno l'opportunità chiaramente di vedere quali sono i vari profili all'interno della piattaforma e capire attraverso anche chiaramente dei moduli di contatto e studiare. Per esempio, noi abbiamo adesso lanciato la nostra piattaforma in modalità demo, oggi abbiamo lanciato il valutatore, quindi anche perché no provarla e capire di che cosa effettivamente questo strumento come può essere utile. Perfetto. Ottimo, bene, ti ringrazio, è stato tutto molto chiaro. Grazie a te.